¡Flipante! Amiche ed amici di TVRS, benvenuti anche quest'oggi in TV e felice venerdì. Oggi è un venerdì speciale, sì, perché è il primo venerdì del mese più magico dell'anno, ovvero dicembre. Dicembre dove si inizia a percepire assolutamente già dai primi giorni il fermento del periodo natalizio. Già, e quale Natale potrebbe essere migliore se non quello coperto da una coltre di neve bianca? E ben lo sa la prima ospite di oggi, e il sindaco che appunto si trova a gestire il comune più in alto del nostro territorio, della nostra bellissima regione. Quindi diamo subito il benvenuto in TV al sindaco di Bolognola, Cristina Gentili. Ben trovata, Cristina. Buongiorno a tutti, grazie. E la neve da te si è vista, dai. Sì, c'è già. Poca c'è già, però quel poco per iniziare a pistarla, a conoscerla. Bravissima, anche perché ricordiamo che siamo proprio vicini anche all'inizio della stagione sciistica, si parla dell'8 dicembre. Sì, l'8 dicembre è il classico giorno di apertura degli impianti e quindi di tutta la stagione sciistica invernale, per cui sì, siamo alle porte, insomma. Poi a Bolognola c'è l'apertura degli impianti, neve permettendo, comunque insomma l'apertura della stagione sciistica e l'ascensione dell'ormai conosciuto albero, insomma, più in alto delle Marche, per cui Attesissima, è un immagino. giorno pieno, insomma. Beh, quel giorno diciamo che attirerete particolarmente, insomma, appassionati di Natale, non solo, ma soprattutto di neve e di sport sulla neve, chiaramente. Cristina, che dici di immergerci già nel clima un pochino vedendo le immagini di quella che è stata la scorsa stagione, quindi stagione 2021-2022? Diamo una sbirciata così entriamo nel clima giusto. Thank you.
queste sono le immagini di pittura di Bolognola, datate appunto 2021-2022, ci si prepara a bissare in qualche modo, no? Quest'anno per fortuna senza i vincoli che erano predisposti a causa Covid della scorsa stagione. Assolutamente sì, quindi questa è la più bella delle notizie, insomma, quindi Oh. tornare il più possibile alla normalità. Ovviamente sappiamo che ancora qualcosa gira, ma è come tutte le influenze ormai, per fortuna, per cui ci sarà da fare attenzione, ma è quelle attenzioni personali che dobbiamo avere tutti gli anni. Per il resto si torna alla normalità e ovviamente la prima cosa che mi è d'obbligo farlo, ma anche con piacere, ovviamente, è ringraziare i gestori di Bolognola Ski e tutte le attività dallo Z Chalet alla capanna, del rifugio, insomma, tutte le attività di Bolognola che dimostrano che quando c'è collaborazione e quando c'è squadra un paese può funzionare. Quindi, dopo il terremoto, siamo partiti, ripartiti alla grande, anche grazie a Bolognola Ski che hanno subito riaperto gli impianti proprio nella stagione 2016-2017. E quindi niente, andiamo avanti. Siamo trascinati da loro, quindi dobbiamo andare avanti per forza. Ecco, brava, rende bene l'idea perché si è creata poi una bellissima sinergia. Possiamo dire già in anticipo che l'amministrazione comunale sta dando credito anche alle necessità di un turismo crescente, quello di Bolognola, dello sci che viene non soltanto dal nostro territorio, quindi dalle Marche, ma anche dalle regioni limitrofe, tanto da aumentare i parcheggi, i posti auto e i posti camper, giusto? Ci proviamo, sappiamo che quello che abbiamo fatto sicuramente non risolverà tutti i problemi che si sono creati per il numero, dico solo un numero che fa caponare la pelle, che sono 7.280 macchine in una domenica, per Wow. cui Bolognola non potrà mai, lo sappiamo tutti, siamo piccolini, quindi non potrà mai ospitare in contemporanea tutte queste macchine. Possono transitare da noi con il massimo della possibilità di educazione da parte di tutti i turisti, quindi abbiamo ampliato i parcheggi. Purtroppo più di questo non possiamo fare, quindi ora è rimasto da confidare proprio nell'educazione, nel senso civico Giustamente voi fate dei la vostra turisti. parte. Giustamente voi fate Assolutamente, la ognuno vostra la nostra parte. parte, ognuno abbiamo la Bravissima. nostra, per cui ecco, E un chiediamo aiuto a altro. tutti, noi abbiamo fatto la nostra, cercheremo di migliorarci su tante altre cose, non solo sui parcheggi, e poi chiediamo l'aiuto di tutti. Un'altra bellissima novità saranno le sciate in notturna. Lo vogliamo dire? Oppure ce lo Teniamocelo teniamo ancora stretto fra i denti come sorpresa? stretto un attimo per scaramanzia, vediamo un Va attimo bene, come va va bene. l'idea, Non ho però se detto riusciamo a finire i niente. lavori. È un Non ho attimo detto con i lavori un niente. po' così, quindi sì, volevamo fare questa bellissima sorpresa a tutti, ma purtroppo Ok. da maggio che non pioveva è iniziato a piovere quando non doveva, però l'acqua serve, quindi adesso non possiamo garantire subito questa Torniamo sui cosa, parcheggi. però Cristina, è torniamo nel sui forno. parcheggi. 120 parcheggi auto in più e 8 parcheggi camper in più. Via! Per ora siamo riusciti a fare questo, poi Si ogni anno riparte. metteremo qualcosina in più, cercheremo di tutto subito, poi non abbiamo più nulla da dare il prossimo anno. Brava, brava, giustamente. Io so che sei oberatissima di impegni perché chiaramente sei alla vigilia, weekend di vigilia di quella che sarà una partenza importantissima. Abbiamo detto prima nel fuori onda, ci vuole tanto lavoro, con calma e serenità, senza troppa, insomma. In montagna si va con calma, quindi veniamo Brava. su, venite su, vi aspettiamo. Io ormai mi ci sono trasferita, quindi non sono più una dei turisti che fanno avanti e dietro, ormai sono proprio abitante del posto. Però ecco, in montagna o anche al mare, ovviamente, però quando si esce la domenica e quando si va a fare una passeggiata, diciamo, fuori porta, si va tutti con calma. Quindi Brava. godiamoci centimetro a centimetro di quello che andiamo a vedere, che andiamo dove andiamo a camminare, cosa fare, andiamo con calma. Capisco lo stress della città perché l'ho vissuto e ancora me lo ricordo dopo tanti anni, però ricordiamoci che quando si esce fuori dalla città poi si va con calma nel rispetto di tutti Giusto, quanti. Quindi bisogna ricordiamocelo rispettare. quando poi siamo sul posto, insomma. Bisogna rispettare l'ambiente che si va a conoscere con appunto la debita delicatezza, chiaramente. Grazie Cristina, ti lascio ai tuoi tantissimi impegni. Cari amici e cari amiche di Benvenuti in Grazie a voi. TV, grazie davvero di cuore a Cristina Gentili del Comune di Bolognola. Continueremo a parlare di neve, continueremo a parlare di turismo made in Marche, nei nostri bellissimi monti sibillini. Adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi.
Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili. Prima di tutto, la farina. Nel lontano 1970, alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Quando vieni a fare spesa allo spazio Conad, vieni a provare i nuovi menù di Sapori e Sorrisi. Lo chef Francesco Montillo propone ogni giorno tanti piatti e una specialità. Lunedì lasagne alle verdure, martedì secchi e piselli, mercoledì pollo al curry. Giovedì trippa al sugo, venerdì stoccafisso con patate. Sabato fritto misto di pesce, domenica vinci sgrassi con un menù completo a €14,90. Ogni giorno un menù e sempre tanti sapori e sorrisi. Spazio Conad Ancona, via Scataglini. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com. Sono le 12.58, torniamo in diretta con le suggestive immagini appunto della webcam che ci fa vedere i nostri sibillini innevati, quindi continuiamo a parlare di neve, continuiamo a parlare di sport, chiaramente sulla neve qui nel nostro territorio, e lo facciamo con l'amministratore della società Funivie Bolognolo Ski, Francesco Cangiotti. Ben trovato Francesco. Sì, ben trovati a voi. So che sei impegnatissimo e ti ringrazio, ringrazio anche te, come prima ho ringraziato Cristina, sindaco di Bolognola, per la disponibilità di oggi. C'è un grande fermento perché vi state preparando la ripartenza in normalità, che questa è la prima grande novità, giusto, per questa edizione 2022-2023 di Sport sulla Neve. Sì, sicuramente sono state due stagioni passate abbastanza difficili proprio per appunto tutte le restrizioni che abbiamo avuto con il Covid, però diciamo, ormai è acqua passata, quindi guardiamo la stagione in arrivo in maniera molto positiva e speriamo che appunto anche le condizioni meteo siano dalla nostra parte. Abbiamo accennato ai lavori in corso e anche a qualche progetto che ancora, vabbè, lo teniamo per scaramanzia tra di noi, no? Legati alle piste di pintura di Bolognola, però ricordiamo che dallo scorso anno voi avete in gestione anche a Frontignano 360 gradi, giusto? Sì, è questo il nome che abbiamo dato alla nostra gestione di Frontignano, 360, perché vogliamo vedere la montagna non solo in inverno ma un po' tutto l'anno, quindi abbiamo cercato di stagionalizzare i servizi e lo abbiamo fatto già dalla stagione estiva appena passata, in cui appunto abbiamo aperto gli impianti, il rifugio, il bike park e tutta una serie di attività che hanno fatto sì che la montagna vivesse non solo nel periodo invernale ma un po' tutto l'anno.
Bravissimo, e i numeri vi hanno dato ragione, perché i Sibillini sono stati proprio presi anche d'assalto nella stagione estiva, non soltanto come ci si può aspettare nel periodo della neve, quindi invernale. Sì, abbiamo avuto parecchie presenze, su Bolognola già diciamo questa è la terza stagione che facciamo nel periodo estivo, in particolare con lo Z Chalet, e quindi lì abbiamo diciamo ormai una clientela abbastanza affezionata che ci viene a trovare ogni estate. Certo. Su Frontignano, essendo la prima stagione che facevamo e poi considerando comunque il lungo periodo di chiusura, siamo stati molto soddisfatti perché comunque abbiamo avuto insomma una bella base di presenze che ci ha dato la spinta e ci permetterà poi anche nelle stagioni successive di fare sempre meglio e sempre di più. Torniamo alla neve, vediamo qualche immagine, se la clip appunto che ci fornisce la regia ci permette di vedere appunto immagini di questi giorni, uno o due giorni fa al massimo. Vai regia. Queste sono le foto, ok, perfetto. La neve c'è, la voglia di ripartire, l'entusiasmo pure, si attende insomma con ansia trepidante questo 8 dicembre, però io do anche qualche numero perché ricordiamo che Bolognola Ski più Frontignano 360 sono la bellezza dell'80% delle aree sciabili dei Sibillini, inoltre ci sono 12 impianti di risalita, 20 km di piste e 2 rifugi, insomma ce la caviamo bene. Sì dai. No, sicuramente entrambi i poli rappresentano delle realtà, seppur piccole, diciamo in un contesto nazionale, ma importanti per quello che riguarda insomma il nostro territorio. E, come dicevo, apriremo la stagione invernale appunto l'8 dicembre a Frontignano con l'apertura della seggiovia Saliere e del rifugio. E, a Bolognola per ora aprirà solo lo Z Chalet, in quanto la neve su entrambe le stazioni per ora non è sufficiente per poter aprire le piste. Siamo comunque fiduciosi perché comunque le previsioni meteo ci danno dopo il 12-13 dicembre un abbassamento delle temperature e l'arrivo anche di altra neve, quindi ecco, sicuramente bisognerà solo attendere magari qualche giorno in più, qualche settimana in più, ma insomma, siamo fiduciosi di poter aprire almeno nel periodo natalizio anche con la neve, con le piste e con tutti gli impianti. Ecco. Bellissima la sinergia di Bolognola Ski con i comuni limitrofi. Un'attenzione particolare la devo prestare appunto alla sensibilità che avete dimostrato anche nei prezzi, perché ok, saranno terra terra questi argomenti, però bisogna toccarli in particolare in un momento di crisi, no? Tu che dici? Sì, sicuramente un avvio di stagione non facile dal punto di vista dei costi, proprio diciamo l'aumento abbastanza importante del costo dell'energia, diciamo sull'attività come le nostre incide in maniera abbastanza importante, ecco. Però abbiamo voluto fare una scelta, quella di non aumentare i prezzi degli ski pass, quindi le tariffe diciamo ordinarie del giornaliero, della mezza giornata saranno invariate rispetto all'anno scorso, e abbiamo fatto anche questa promozione per lo ski pass stagionale, abbiamo fatto questa prevendita a 50 euro per i residenti dei comuni diciamo ricadenti intorno al Castel Sant'Angelo sul Nera, Bolognola, Visso e Ussita. Sì, esatto, proprio i comuni diciamo più direttamente legati alle due località, e quindi abbiamo avuto, siamo contenti, una buona risposta da parte appunto della clientela, della popolazione locale che appunto ha sottoscritto questi stagionali ad un prezzo sicuramente molto vantaggioso.
Per il Natale, che cosa vi siete inventati quest'anno? Perché so che ogni anno vi inventate qualcosa di pittoresco sugli sci, che so, anche per l'Epifania, se ricordo bene, che magari riusciamo a fare un salto, chissà se riesco a organizzare un'uscita, una trasferta. Beh, quello volentieri, ti aspettiamo volentieri. Sicuramente, come tutti gli anni, avremo la Befana, il Babbo Natale sulla neve, sugli sci, che riproporremo sia a Frontignano sia anche a Bolognola. Poi abbiamo una serie di attività e di eventi, in particolare a Bolognola abbiamo una serie di aperitivi, di après-ski sullo Z-Chalet, mentre a Frontignano inizieremo poi da sabato 10 con le cene in quota. Quindi apriremo, diciamo, l'impianto nell'orario serale. Invito tutti, insomma, a provare questa esperienza, sicuramente di salire in notturna e riscendere in notturna con la seggiovia, sotto il cielo stellato, sicuramente molto emozionante. Tanta Poi in roba, quota Francesco. il bellissimo rifugio Saliere, poi con tutte queste belle vetrate sul Monte Bove, sicuramente saprà accogliere al meglio, insomma, i nostri clienti. Ci hai fatto venire voglia di venirti a trovare anche in notturna, caro Francesco. Davvero grazie per questi bellissimi racconti che speriamo di vivere anche in prima persona. E che, chissà, magari raccontaceli tu facendoci qualche bel video di queste serate, così facciamo vedere quanto è bello, quanto sono belli i nostri Sibillini di notte con la neve, perché no? Ma sicuramente, sicuramente, non mancheremo. Grazie davvero di cuore a Francesco Cangiotti, amministratore di Bolognola Ski. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero di cuore per la disponibilità. Buon lavoro, ci sentiamo presto per le prossime evoluzioni. E adesso è il momento di lasciare spazio ad un'altra mini influencer che vuole assolutamente darci degli importanti suggerimenti. Una nuova dimensione di ibrido. Un nuovo modo di viaggiare. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici. Nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. E niente, mi hanno detto che oggi la nostra mini influencer preferita Vanessa era a scuola e quindi non si è presentata. Comunque l'importante è cogliere questi suggerimenti importanti della regia. Vi ricordo a proposito dei suggerimenti che il nostro palinsesto è ricchissimo di programmi, di format nuovi che vi aspettano. Quindi oggi ricordiamo alle 14.15 una nuova puntata di Like Music Marche, alle 17 vi aspetta Nonno Racconta, alle 20.55 una nuovissima puntata del format dedicato ai pelosetti, Anita e Pepite, e poi a seguire c'è il format più in love delle Marche, ovvero, e dissero sì. E adesso dove andate? Fermi lì, che vi aspetta l'informazione di All News, chiaramente in diretta, chiaramente subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Ciao.